Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su Little Nightmares. Riprendiamo da dove eravamo arrivati e vediamo se oggi riusciremo a finire il gioco oppure se avremo bisogno di un altro video. Allora, eravamo al punto che lui moriva di fame. Per chi non l'avesse ancora seguito la serie, dovreste vederla nella I in alto a destra, in alto al video. Ok, qui è dove lui ci offre ovviamente la cena. O si offre in cena. Sì, per chi non avesse visto l'ultimo video, questa cosa potrebbe essere traumatizzante, ma è così. Ok, noi eravamo arrivati qua in questa stanza dove abbiamo lei, signori, quella che è rappresentata da queste statuine. Qua dovrebbe essercene una. No, perché ha salvato il progresso che le abbiamo tolto, ok. L'avevamo rotta più che altro. Che appunto queste statuine si possono rompere e credo diano dei bonus, cioè credo siano un bonus in più nel gioco, un obiettivo, non lo so. Ok, questo possiamo prenderlo. Vuoi che dobbiamo lanciarlo lì per caso? Questo no, ma questo magari sì. Dovrebbe essere più leggero forse. Esatto, ma forse anche col vaso ci si riusciva, eh. Mi metto qua però. Si può salire addirittura. Spacchiamo tutto. Va bene. Entriamo in ascensore. La zona ospiti, achievement sbloccato. Ah, ok. È quella che abbiamo visto nello scorso video. Zona non particolarmente bella. Ok. Non avevo capito subito che erano dei manichini. Si va di qua, di là. Ah, è una stanza così. Ok, lì si è chiuso. Basta che non arrivi ancora il cuoco perché mi ha un po' stufato, anche se di fatto non li abbiamo effettivamente sconfitti, che mi sembra di ricordare. L'occhio. Ok. Va bene, a questo punto direi di salire. Lì serve una chiave. Ok, col lucchetto ovviamente in basso per noi. Adatto a noi. Tic. Tic. Allora. Ok. Questa musica è. Con calma. Non so cosa potrebbe succedere, non ho mai visto niente serio così. Quindi con calma. Però la tentazione c'è. Cioè, è diventato Darth Vader della situazione. Sì, il correre non aiuta. Ok, ci ho provato. Ok, ho provato a correre e camminare, ma sembra proprio che sia fatto apposta questa parte per andarci chinati. Che poi viene un po' anche ad intuito di andarci così, però volevo vedere se effettivamente cambiava qualcosa all'interno del gioco. A questo punto direi di entrare da questa porta. In questa porta e vediamo. Ok, qui c'è la camera da letto. Può saltare? Spacchiamo il vaso. Ok, lì c'era chiave, ma se n'è accorta. Ma quelli raffigurati nei quadri. Non siamo noi. O meglio, non ne sono. Cioè uno dei due è quello del secondo Little Nightmares, o mi sbaglio? Prendiamo un attimo. Ecco, facciamo così. Se c'è un obiettivo probabilmente non lo sbloccherò perché
dovrei forse sfruttare i capitoli. Perché se vi ricordate una, o anche due, non mi ricordo, non si è riusciti a spaccarle. E poi alla fine non le abbiamo lasciate così. Ah, pensavo facesse più casino, ok. Vediamo cosa si c'era dietro questa porta. Specchi rotti. Deve aver molta fortuna. Calmini. Calmini che io ho già giocato a Final Fantasy Freddy e video ve lo lascio in alto a destra o quello che è. E non vorrei rivivere la stessa esperienza in questo momento. Via, 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 via. Ti prego, corri via. Con calma. Con calma. Adesso fai un respiro. E finiamo questo livello. Bisogna correre, correre e correre. Perché poi anche con i suoni sono fatti benissimo. Wow, è proprio il momento giusto in cui parlavo io. Mamma mia. Ok, io direi di andarmene da qui. Salve, sono manichini, vero? Madonna. Adesso lo so che spunti. Via. Ah no, sotto non ci passiamo. Vabbè, togliamo l'asse. Senza ammazzarsi. Prossimo specchio? No, posso tenerlo. Magari sarebbe riflettere, punto, ma qualcosa. Oppure... Forse è venuti qua, c'è solo uno specchio, mi viene il dubbio. Ma doveva succedere? Forse era solo un checkpoint. Dici che è meglio lasciarlo lì lo specchio? Però senza specchio non succede niente. Forse dobbiamo prendere lo specchio e lanciarlo lì e basta. Così lo rompe anche quello ed è felice. Potrebbe essere un'idea. Questo? Ma questo è già rotto però. Ecco, sentite la musica che si alza. Ne vado. Cosa è successo? Mi ha preso lo stesso? Sì. Ne devo proprio andare dalla stanza. A questo punto io entro. Aspetto che si spenga. No. Faccio? Lo specchio serve, ma cosa? Forse devo stare alla luce. No! Però vedete, non mi ha preso subito stando alla luce. Ma perché? Forse devo andare là? Luce. Cosa devo fare? Mettiamo lo specchio qua. Entriamo e basta. Ecco, abbiamo semplicemente preso lo specchio. Ora andiamo qua. Poi. Allora, esploriamo prima la zona. Per esempio, qua su si può salire, però non c'è niente. Mi sto affaticando. O sbaglio? Se io aspetto qui, la musica cambia lo stesso? Immagino di no. Ecco, siamo qua. No, dobbiamo fare qualcosa. Forse ho capito che dovevo solo far così. Ok, però qua è chiusa l'uscita. Scusi, non è che mi può aprire per caso? Ecco. No, no e no. È incredibile. È una situazione che non so risolvere.
Probabilmente si tratta di una stupidata, eh. Però al momento non mi viene in mente niente. Perché subito pensavo una cosa del tipo gli specchi riflettono, non lo so, fanno una luce. Riflettono la luce o non lo so, qualcosa del genere. Però non vedo niente dove usarli. Qua abbiamo la luce, ma non è che... Dobbiamo lanciarglielo? Secondo me non cambia niente. Però... No. Da dove arrivi? Ecco! Ha funzionato, volevo lanciarglielo contro in realtà. Però così va bene lo stesso. Tipo una boss fight. Madonna. Torniamo di là. No, qua davanti. Basta che non mi arrivi da dietro. Ecco. Ecco. Ok. E adesso? Di nuovo. Io giro in tondo, vedrai che faccio presto. Oh, calma, 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 calma. Fine, fine, fine. Ancora qui? Basta, ormai ti sei stufata. No. Si è rotto. E qui potrebbe essere un problema. Però aveva rotto anche quell'altro specchio. Non è che tipo non si può vedere in qualche modo, o appunto il riflesso della luce che in qualche modo dà fastidio. Ok. Adesso mi mangio lei. No, dai, non credo. A parte che io non so se mi avvicinerei così. Ok, io non capisco chi è il vero nemico del gioco a questo punto. È finito? Vediamo. Dove siamo? In un ascensore, tipo. Ok, pensavo sbucasse qualcuno. Ci sono ancora quelli là che mangiano. Va bene, il tutto sta diventando un po' più inquietante, forse. Ma? Cioè, ho tipo assorbito una sua potenza, diciamo, tra virgolette, del boss, della boss. Che cosa sto vedendo esattamente? Siamo arrivati a fine percorso, ok. Le porte si aprono. Io ho paura di vedere l'interno. Madonna, che luce! Che devo dire è tutto abbastanza affascinante, ma non so per quale motivo. Madonna, c'è un moscerino arrivato proprio davanti a me. Le stanze della signora, obiettivo sbloccato. Dicevo, non so per quale motivo questo
Inside, immagino a questo punto tutti questi giochi qua hanno dei finali stranissimi. Ma ci arrivo in fondo oppure no? Ah, non sto più muovendo io, tra l'altro. Occhio che se vai troppo in là ti mangio anche a te. Questa è la fine? Ragazzi, abbiamo ufficialmente finito Little Nightmares 1. Fatemi sapere se la serie vi è piaciuta. E se casomai in futuro, non adesso anche perché non ce l'ho, vorreste vedere magari il 2. Non lo so, la butto lì. O comunque degli altri giochi di questo tipo, come appunto Inside, che quello dovrei avercelo su Epic Games gratuitamente, anche se ho già visto una serie su YouTube tanto tempo fa, però non l'ho mai giocato. Oppure Limbo, tutti quegli giochi lì strani, no? Se no, consigliatemi voi qualcosa. In ogni caso, ci siamo tolti una serie dal canale, quindi mi viene da dire che avrò più tempo per altre serie, anche se dipende da come riesco ad organizzarmi. Vabbè, detto questo, lasciate like se vi è piaciuto, un commento col vostro parere, condividete pure il video, anche se vi converrebbe condividere più che altro la playlist o il primo episodio per chi non ha visto tutta la serie. E detto questo, aspetto un attimo che allora aspetto un attimo che finiscano i titoli di coda per vedere se c'è altro. Basta sbattere contro il microfono. Allora. Ciao ragazzi. Non vogliono finire. Ragazzi, è incredibile. È incredibile. Sta per succedere. Voilà. Lo sapevo. Non mi sto muovendo, no? Grazie per aver giocato. Prego. Invio che va indietro, attenzione. A questo punto noi ci salutiamo e alla prossima. Ciao ragazzi.